Sono qua in macchina che devo andare su allo stadio di Tonezza del Cimone. Non ci sono mai andato, ma qualcosa mi dice che deve essere in cima lì a quel cocuzzolo. Deve essere parecchio lungo. Lì c'è scritto il nome di questo paese, Seghe di Velo. Sì, sì, è un nome vero, non me lo sono inventato. Si chiama veramente Seghe di Velo. Anzi, per dimostrare che non dico bugie, ecco qua. Vediamo se si legge. Seghe di Velo. Vabbè, ogni paese ha i suoi nomi. Adesso andiamo. Mi sa davvero che devo salire fin lassù. Oi, oi, speriamo che possa salire con la macchina, che non abbiamo voglia di camminare oggi. Appena lasciato un paese che si chiama Risiero, siamo proprio in una strada di montagna, che ormai la strada a fianco è strapiombo, e se non sto attento caschiamo. Comunque, a forza di zigzag dovremo salire sopra qui. Chissà se ce la faccio. Cioè, è chiaro che ce la faccio, ma chissà la benzina che parte. Comunque, ecco, là sopra. Credo che sia là sopra che devo andare, credo. È la prima volta che vengo. E curve, sì, le strade purtroppo sono tutte curve. E oppa, il sole in faccia, benissimo, non si vede niente. Vabbè, altra curva, vai piano. E giù la valle. Praticamente alla fine di quel fiume comincia la pianura padana. E altre curve. Bene, dice il cartello che dice benvenuti a Tonezza del Cimone. Perfetto. Quindi a Tonezza del Cimone ci siamo arrivati. Adesso andiamo su fino a quello del Sacrario. Se troviamo la strada non ci perdiamo. Andiamo bene, il navigatore mi diceva di andare a sinistra, i cartelli stradali a destra. Io sono andato a destra, adesso speriamo che la strada sia giusta. Però, insomma, si vede che un po' il paesaggio è lunare. Cioè, nel senso che qui si vede che è successa una guerra. A guardare bene quelle rocce là, che insomma, devono esserci stati parecchi bombardamenti, parecchi avvalli, quindi probabilmente la strada giusta è questa. Il navigatore che non capisce una mazza, forse i satelliti che hanno perso il contatto. Comunque, chiedo scusa, ma è fatica andare con due mani, con una mano riprendere, con l'altra guidare. Anzi, adesso facciamo così, adesso spengo proprio e non riprendo più finché non sono arrivato, perché sennò altrimenti c'è il caso che non torno più a casa. Oh, qui c'è una casa, quindi qualcuno abita. Una bella casa. E voilà, ecco, qui posso staccare. Sì, con la macchina sono arrivato da quella strada lì fino in questo spiazzo qua. Qui ho parcheggiato perché più avanti di qui bisogna andare a piedi. E infatti lì c'è proprio il cartello giallo che dice, eccolo qua, Sacrario di Monte Cimone. Questo significa che il tom-tom aveva tolto. E anche qua ce n'è uno scritto più carino, Ossario Monte Cimone. E qui il paesaggio è proprio, come dire, si vede che ci sono stati bombardamenti. Una volta che tutti questi alberi non c'erano, era solamente terra brulla. A questo punto siamo pronti. Ho anche portato il binocolo, chissà se magari riuscivo a vedere un po' di valle. Ecco, salito da questo sentiero, arrivati qua, il sole in faccia, la staccionata di legno, laggiù se non ci fosse la foschia sicuramente si vedrebbe fino al mare, la strada dove sono venuto, quel bel monte, ma soprattutto, ecco, l'altipiano, ma soprattutto il posto dove dovevo venire, eccolo qua. L'ossario di Tonezza del Cimone, costruito a ricordo di migliaia di soldati che sono morti per via di una mina piazzata dagli austro-ungarici. Hanno scavato qui sotto terra e là sotto, poi dopo su internet è pieno. E poi la valle da dove sono venuto senza incidenti,
da laggiù. Peccato che con questo non si vede, ma si vede chiaramente, quello senza ombra di dubbio, il sacrario di Asiago. Vediamo se riuscirò ad andarci dopo. E adesso andiamola dove dovevo andare.